Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un manga appena uscito per J-Pop, ovvero Il prezzo di una vita. Storia di Sugaru Miyake e disegni di Shuichi Taguchi. Il prezzo di copertina di questo fumetto è di 6,50€, si tratta di una serie completa in 3 volumi, viene venduto anche nel suo cofanetto a 19,50€. Questi fumetti mi sono stati gentilmente inviati da J-Pop per potervene parlare appunto in questo video e, se devo essere sincera, era uno dei manga di l'ultimo periodo che attendevo di più. Questo perché la storia ha comunque un inizio abbastanza drammatico e io adoro le storie di questo genere. Ma partiamo dall'inizio. Di che cosa parla essenzialmente questa storia? Di un ragazzo di 20 anni che si trova in ristrettezze economiche. Decide di vendere praticamente tutto quello che ha per appunto racimolare un po' di soldi e continuare a vivere. Decide di vendere i libri, i CD e mentre si reca in questi vari negozi per poter vendere la sua roba, incontra delle persone che, vedendolo in queste condizioni, gli suggeriscono di recarsi in un misterioso posto dove è possibile vendere la propria vita, la salute e il tempo che si ha a disposizione. Sembra quasi uno scherzo, no? Cioè nessuno di noi crederebbe mai a una cosa di questo genere, ma siccome nella stessa giornata gli viene detto più volte, spinto dalla curiosità, si reca in questo posto. Si fa valutare la sua vita perché, ebbene sì, ogni vita ha un prezzo differente e la sua, ahimè, visto che non è fatta di grandissime aspirazioni, non ha inciso particolarmente nella vita di nessun'altra persona, il costo è dunque abbastanza basso e quindi decide di vendere tutti gli anni che gli sono rimasti a disposizione tenendo soltanto gli ultimi 3 mesi. In questi 3 mesi verrà sorvegliato da una ragazza che ha il compito appunto di tenerlo d'occhio ed evitare che influisca negativamente sulla vita di altre persone, si faccia del male, eccetera eccetera. Praticamente lo segue nella vita di tutti i giorni e si annota quello che succede essenzialmente. In queste ultime settimane di vita il nostro protagonista stilerà una sorta di lista di cose da fare prima di morire e molte di queste voci includono anche ripercorrere un po' il suo passato. Infatti la sua vita non è sempre stata così, diciamo, mediocre, senza grandi aspirazioni. Le premesse sono abbastanza forti di questa storia. Noi sappiamo già che a un certo punto questo ragazzo morirà e lo vediamo veramente in un momento terribile della sua vita. Io personalmente sono rimasta molto toccata dal vedere un ragazzo così giovane, privo di qualsiasi voglia o motivazione nel vivere, nel cambiare la propria vita, il proprio stato. Proprio come se la sua vita fosse arrivata al capolinea, perché non riusciva veramente a vedere una soluzione, una via di fuga, diciamo. Anche vederlo in questa condizione sociale, ovvero senza amicizie, senza conoscenti, senza persone preoccupate per lui e senza persone di cui lui sia realmente preoccupato, forse tranne un'eccezione che non voglio svelarvi. È stato difficile mandar giù questo inizio, se devo essere sincera. In questi ultimi mesi di vita ci sarà però un percorso di crescita e questo ragazzo realizzerà tantissime cose che probabilmente in un'altra occasione non avrebbe mai potuto sperimentare e realmente capire, soprattutto per quanto riguarda il concetto di vita, per che cosa vale la pena vivere, per che cosa vale la pena rinunciare magari a degli anni della propria vita. Quanto vale effettivamente la vita di una persona? Perché in questo fumetto si parla proprio di cifre e ci sono vari parametri che influenzano comunque la somma equivalente di una vita. Ci si sofferma diverse volte su questi argomenti e l'ho trovato decisamente interessante, anche perché mi ha ricordato una lettura che ho fatto recentemente, ovvero Se i gatti scomparissero dal mondo. Una lettura sicuramente molto diversa, ma che ha appunto come fulcro riscoprire le cose veramente importanti nella vita. E questo concetto, questa ricerca, l'ho ritrovato anche in questo fumetto e per me è stato veramente emozionante. Sono arrivata alla fine di questo manga veramente con gli occhi lucidi, un po' per rabbia, devo essere sincera, e un po' perché mi sono commossa, non alla fine, ma a metà del terzo e ultimo volume di questa serie ero veramente molto provata. Per quanto riguarda il tratto, non è fra i miei preferiti, però devo dire che è molto molto piacevole, soprattutto i personaggi femminili secondo me sono particolarmente belli e la scelta di rappresentare il protagonista in maniera abbastanza disperata e forse tra virgolette bruttina
è in linea comunque con il tipo di storia, perché secondo me la disperazione, la trascuratezza traspare benissimo da questi disegni. E soprattutto c'è un'evoluzione poi nel modo in cui vediamo fisicamente il protagonista che fa capire proprio il percorso anche interiore che fa, ed è bello poterlo vedere anche visivamente questo cambiamento, questo percorso di crescita e di realizzazione che avviene soprattutto nel protagonista. Uno dei punti di forza di questa storia è, secondo me, trattare delle tematiche abbastanza pesanti in maniera però leggera, nel senso non superficiale o frivola, ma cercando sempre di smorzare la gravità, la disperazione, l'angoscia dei personaggi, perché a un certo punto della storia si andranno a toccare delle tematiche anche un po' più delicate e un po' più forti per quanto mi riguarda, ma lo si fa sempre in maniera veramente delicata, parlandone ma in maniera non troppo cruda o violenta. E questo rende, secondo me, anche un po' più sopportabile leggere di una storia così cupa. Sappiamo già che si parla essenzialmente di morte in questa storia, quindi già la partenza è abbastanza cupa. Però ci sono anche dei momenti un po' più freschi, quasi divertenti, un po' più leggeri. E questo bilanciamento, secondo me, è perfetto, perché fa apprezzare la storia anche nella sua quotidianità, perché alla fine vediamo questi due personaggi vivere la vita di tutti i giorni praticamente. Non succedono sempre cose straordinarie, anzi, si basa essenzialmente sulla vita quotidiana. Certo, c'è questo aspetto un po' surreale, un po' fantastico del poter vendere la propria vita, il proprio tempo, la propria salute. Però la storia, nonostante questo elemento appunto immaginario, è vera, tocca comunque i sentimenti, le sensazioni, l'angoscia del vivere, dell'essere vivi essenzialmente, anche la sensazione di essere inadeguati, di non riuscire a trovare il proprio spazio, il proprio ruolo nella società. Non voglio farvi spoiler in questo video, quindi non entrerò troppo nel dettaglio per quanto riguarda la conclusione, ma due paroline le vorrei dire perché non mi ha soddisfatta al 100%. La storia nel suo complesso mi è piaciuta molto e vi consiglio la lettura di questo manga. Io personalmente avrei preferito un finale diverso, soprattutto per quanto riguarda il personaggio femminile, perché ho trovato leggermente forzato il modo in cui si conclude, soprattutto mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto perché, come vi dicevo all'inizio, è triste vedere un personaggio così giovane, ventenne, tra virgolette, arrendersi e dar via appunto la sua vita, non voler continuare a vivere. Per me è stato doloroso e questo mi ha fatto molta rabbia. Il modo in cui si è concluso questo fumetto mi ha fatto rabbia in questo senso, non perché sia brutto o sbagliato o chissà quanto disastroso, ma per come è la mia sensibilità, diciamo, per quelli che sono i miei gusti, avrei sicuramente preferito qualcosa di diverso. Anche perché secondo me si poteva magari dare un messaggio un po' diverso nel complesso con quest'opera. È un manga che vi straconsiglio di leggere perché secondo me sa essere profondo però delicato, affronta un tema molto pesante come quello della morte, soprattutto in età così giovane, la disperazione, l'angoscia del non riuscire a tirare avanti, di essere da soli, di sentirsi inadatti come quell'oggetto che rimane nel supermercato, sullo scaffale che nessuno vuole. Questa sensazione dolorosa, secondo me, viene trasmessa molto bene con questo fumetto ed è una sensazione che molte persone hanno provato nella propria vita e quindi si potranno un po' rivedere anche in questi personaggi. È una storia che sa essere per certi versi anche un po' più tranquilla e leggera, nel senso di non oppressiva, non troppo pesante, non ha la pretesa di spiegarvi il senso della vita o di farvi riflettere su quanto siate fortunati a vivere, ad essere in certe condizioni, eccetera eccetera. Però nel suo piccolo penso che una piccola differenza la possa fare. Io personalmente sono rimasta molto toccata da questa storia, mi sono anche commossa e niente, titolo che assolutamente vi consiglio di leggere. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, se avete già recuperato almeno il primo fumetto di questa serie, se vi incuriosisce o meno, se lo acquisterete. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!